lunedì sera che può cambiare la stagione dallo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Buonasera ad Antonio Di Donna, 36 giorni dopo Foggia-Palermo, riapre lo Zaccheria, sempre triste, sempre spoglio, senza pubblico, ma pronto ad ospitare una sfida che vale molto, le telecamere di Eleven Sports per Foggia-Juve Stabia. Rizzo, Vallocchia, Berardocco, inserimento ancora di Rizzo, traversone sul secondo palo, Fumagalli, prima che il pallone varchi la linea di porta, si continua a giocare. L'uscita, palla al piede della Juve Stabia con Vallocchia che accelera, inserimento proprio di Fantacci che può entrare in area di rigore, puntare l'avversario, portarsi la palla sul sinistro e sfiorare ancora una volta il gol del vantaggio. Stavolta non ci sarebbe Orlando. Si incrocia con Rizzo, Orlando converge verso il centro, la palla sul destro, tocco fuori, traversone di Garattoni, colpo di testa all'altezza del dischetto del calcio di rigore di Mastal, tocco con un braccio di D'Andrea. Fantacci rischia quando triplicano la marcatura, D'Andrea a giro, una deviazione, calcio d'angolo. D'Andrea un po' di spazio anche per scaricare su Rocca, che punta la rete di rigore avversaria. Rocca si porta il pallone sul destro, calcia. Orlando, tocco fuori, traversone sul secondo palo, calcio di rigore, spinta di Dienno su la rincorsa di Berardocco che andrà con il sinistro. Juve Stabia in vantaggio, Fumagalli indovina ma non ci arriva, 0-1. Orlando, che forse è più veloce di Di Masi, cross verso il centro, al volo, alla fine riesce a sfondare. Dienno va sul fondo, mette in mezzo, Curcio non ci arriva, sta arrivando D'Andrea, arriva anche Di Masi che calcia con il destro, apertura su Garattoni. Sta salendo Scaccabarozzi, traversone sul secondo palo, colpo di testa e ancora Fumagalli a dire di no a Romero. Cerca il tiro, lo prova, conclude, un rimpallo, riconquista lui stesso il pallone, lo gestisce, tocca per Rizzo che trova Orlando nel cuore dell'area di rigore, prova il diagonale, calcia con il destro di Dienno. Lungo linea per D'Andrea, lato corto dell'area di rigore, entra in area D'Andrea, calcia alto sulla traversa laterale, Garofalo lascia a Di Masi, e serrare i tempi il Foggia di Marchionni, cross lungo per tutti, anche per Ibubalde, Dell'Agnello raccoglie la respinta e fa un grandissimo gol Simone Dell'Agnello all'85esimo, ha trovato l'incrocio dei pali e fa 1-1. Traversone verso il centro sul secondo palo, troppo telefonato su Tomei, si arrabbia Marchionni, Tomei va al rinvio, Gavazzi buca il pallone, allora se ne può andare tutto solo davanti al portiere Romero che calcia in diagonale, Fumagalli nega alla Juve Stabia il gol del sorpasso al 93esimo. Errore, c'era Gavazzi ma viene anticipato, palla che esce. È partita che termina tra gli applausi dei pochi presenti allo Zaccheria, che hanno visto comunque due squadre cercare la via della vittoria fino al 94esimo. Ci è andata vicina la Juve Stabia.